La vittoria di misura per 15 a 13 in casa della dell'Arenzano non ha soddisfatto Angelo Temellini, allenatore della Rarinante Escamogli, capolista a punteggio pieno nel girone nord di Serie A2. Dopo aver visto una crescita costante nelle sette partite del 2022, i suoi palanotisti non hanno reso al meglio, dice lui, nella prima partita dopo la pausa. Adesso dobbiamo eh, riprendere con le nostre sicurezze, con i nostri automatismi che avevamo raggiunto, anche se non al livello che io pretendo, eh, ma che comunque eravamo sulla strada giusta e vorrei ritornare, quantomeno ripartire da lì. L'obiettivo è quello dei playoff e di giocarsi la promozione in A1 con la migliore posizione possibile. Ai playoff si scontrano le prime quattro di girone nord e di girone sud. E lì effettivamente il Giro Sud è di un ottimo livello, ci sono squadre di alto livello dove ce ne sono soprattutto la Roma di Snova con ambizione di salire in A1 già dall'anno scorso che per un gol non è riuscita e quest'anno si è ulteriormente rinforzata, quindi lavoriamo per arrivare pronti a quelle partite lì. Al momento il Camogli è primo con tre punti di vantaggio sul Reale Mutuo Torino che rimane a una sola vittoria di distanza. Sabato si torna in vasca con il Brescia Waterpolo. Una partita difficile perché anche questa è una squadra di ragazzi giovani, molto, molto preparati, eh, con potenzialità di entrare nelle prime quattro. A mio giudizio è una delle squadre che pu può puntare a un piazzamento nei playoff, quindi sarà una, squadra, una partita probabilmente molto equilibrata come la maggior parte delle partite del campionato di A2 perché è un campionato molto equilibrato.